Allora ragazzi, bentornati su One Credit Arcade. Sì, è tanto tempo che non faccio una puntata di One Credit Arcade, quindi mi ero dimenticato come si chiamava. Allora, noi siamo in questo gioco, interpretiamo un eroe spaziale, ovvero un Major Evok, che in realtà è un clone, perché lui c'ha tanti cloni, e deve sconfiggere un'armata spaziale cattivissima. Allora, questo gioco qui, tempo fa lo volevo portare sul canale, pensavo di averlo già registrato, invece no. E infatti stavo tempo fa in una puntata di Zombie che mi risponde, stavo dicendo che John Jacobsen di John Arcade ha portato questo gioco in versione FPGA, perché è stato fatto il primo FPGA, come si dice, vettoriale. Questo gioco qui è un gioco a vettori, come vedete, non è a pixel. È uno di quei giochi che proiettano proprio i vettori sui monitor vettoriali. Ed è una cosa fantastica questo gioco, anche perché questo gioco qui ha, come si dice, anticipato un altro gioco che ho già portato sul canale, che era iRobot, ovvero mischiare un gioco d'azione ed un gioco sparatutto, però in questo caso c'è anche un tipo un breakout in mezzo, ci hanno messo pure un altro gioco. E questo qua è uscito prima, e tra l'altro non c'ha i poligoni pieni come iRobot, che era uno dei primi arcade a poligoni pieni, però c'ha la grafica vettoriale, che siamo quasi lì. Andiamo a giocare, ragazzi, dobbiamo inserire il nostro gettone. Se riesco, fatta. Ok, ho inserito il gettone, andiamo a giocare. Eccolo qua. Ah, mezzo credito, ci sono due gettoni per particolare, capito? Ok, un credito, andiamo a giocare. Premi start. Nome se preme start. Ok, ce l'ho fatta. Allora, minigame, allora vedete in basso a destra c'è una specie di breakout che ho sbagliato. Ma devo sparare alle difese di sta base. Guardate che figata che è sto gioco. Qua è tipo una specie di incrocio fra Galaga e Phoenix. Ok, adesso devo cercare di atterrare sulla parte bianca. Qua è facile, poi più vai avanti più difficile. Adesso devo scendere giù, sono nella base, devo prendere l'ossigeno e devo riuscire a trovare il nucleo della base per distruggerla, se non ricordo. Ah! No, ma hanno distrutto queste scintille spaziali. Riproviamo. Ok, ossigeno. Allora, dove c'è scritto l'ossigeno che mi rimane? Ah, sono morto. L'ossigeno che mi rimane, dove c'è scritto? Sì, oxygen, c'è scritto là in alto a destra. Allora, prima che l'ossigeno raggiunge zero, devo andare su. Vai giù, corri. Sì, adesso devo scappare. C'ho 28 secondi di tempo per fuggire. No, sono morto. 24 secondi, perché una volta che tu hai attivato il reattore esplode. No, niente, ho fallito. Quindi, vedete, in basso a destra c'è tipo il breakout. Altra formazione, qua siamo tipo alla Galaga, vedete? Guardate quanto è figo sto gioco. Per l'83 sto gioco è una bomba, eh. Fantastico. Guardate, grafica in 3D, bellissimo. Non a caso questo è uno dei giochi preferiti da John Jacobsen. Nell'originale sto gioco si gioca con i paddles, che è tipo uno spinner, tipo quello di. Questa è una sta base è diversa, vedete? Ci stanno tipo un sacco di altri nemici strani, vedete che fluttuano blu, che non si capisce. Devo stare attento a non farmi beccata. Ah, ho sbattuto la capoccia. Poi vado a destra, prendiamo l'ossigeno. No, 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 no. Vai, vai. No, mi ha fregato. Ma dov'è il reattore? Il reattore sta a destra. No, game over. Facciamo un'altra partita. Sto gioco è stupendo, ragazzi. Allora, per l'epoca sto gioco è solamente un capolavoro. Non riesco a mettere il nome. Vabbè, metto tutte A. Facciamo un'altra partita. Inseriamo altri due gettoni. Questo gioco dell'Atari 83. Ed era una cosa non usuale che in un gioco ci volessero due gettoni, eh. Andiamo a partire. Vai, premi start. Vediamo un po' se parte il gioco. Sul terreno sto a cercare per. Ok. Allora, guardate in basso a destra. Vedete, c'è tipo breakout, tipo arcanoide, vedete? Però non mi ha fatto lanciare la pallina, non so perché. Bisogna premere una cosa, forse, per lanciare la pallina là. Cioè, devi dichiarare di voler fare quel minigioco. E se ci riesci ti dà dei vantaggi, che non mi ricordo quali. Atterriamo sulla piattaforma. Ok,
Vai, ok, adesso devo cercare di fuggire, che non è facile. Andiamo di qua, andiamo di qua. 19 secondi. Sì. Ce l'ho fatta, ho distrutto la base nemica. Esplosione alla Star Wars. Sì, ricorda un po' Star Wars dell'Atari, però anche questo è dell'Atari. Allora, vediamo un po'. Ecco, vedete la pallina in basso a destra? Vediamo un po' se riesco a ottenere dei power-up così. No, ho sbagliato. Mi pare tentativo di power-up se riesci a risolvere quella sezione là, eh. No, ma beccato, disgraziato. Mi rimangono tre cloni, di Major Evok. Che è un gioco di parole, ovviamente, Major Evok. Perché Major sarebbe tipo sergente maggiore, no? Che è un maggiore che è tipo un grado militare. In questo caso militare e anche un po' spaziale. Mentre Evok vuol dire cioè no, disastro. Evok è tipo casino. Come posso dire? Evok è. Guardate come se ne sta a braccia conserta a batter piede. È fantastica questa cosa, raga. Andiamo sotto. No, 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 no! Sono stato scheletrato come in Dragon Slayer. Che tra l'altro Dragon Slayer è uscito lo stesso anno, ma non so se prima o dopo questo gioco qua. No! Ultima vita, regà, ultima vita. Cerchiamo di farla durare, quest'ultima vita. Dai, sono quasi a 40.000 punti. Allora, qua la scintilla che mi ha ammazzato è sparita. A destra. Attenzione, qua sotto pure c'era una scintilla, pure quelle sparite. Attenzione, ecco, reattore, attenzione, c'è un laserone sotto. Cerchiamo di non beccare il laserone. No, 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 sono cascato sul laserone, sono morto. Avevo attivato il reattore, game over. No, ultima vita, attenzione. Mo? Cos'è quel labirinto? Cos'è quel labirintone? Cos'è quel labirinto? Oh! Questa cosa non me la ricordo, raga. Ricorda Tempest. Un po' Tempest, un po' Cruel. Devo entrare nel labirinto? Oh, questa cosa non l'avevo mai vista, ragazzi. Vi giuro, sto gioco non l'avevo mai visto, sta fase qua. Siamo in un labirinto. Guardate, c'è il doppio sparo, che l'ho guadagnato grazie al minigame stile Arkanoid. Ho guadagnato il doppio sparo. Wow, ma è fantastico. È fantastico, ragazzi, sto minigame, non l'avevo mai visto, vi giuro, sta sezione al labirinto. Allora, one way, dice che posso andare solo a destra, ma sicuro. No, no! Porca vacca, niente, game over, ragazzi. Però ho fatto 61.812 punti, che è un ottimo punteggio. Quasi quasi faccio una terza partita, perché. Allora, sto gioco è talmente figo che voglio fare un'altra partita. Qua chiedono se voglio continuare. Io non continuo mai. Nelle rubriche normali, continuo solo nella rubrica continuo, come sapete voi. Allora, e quindi ricominciamo da capo. Mettiamo i due quarti di dollaro. Quindi co all'epoca costava mezzo dollaro giocare a sto gioco, eh. Andiamo a giocare. I nostri 5 cloni. Ok. Vediamo un po' se riesco a ottenere un power up. No, ho sbagliato, quindi niente power up per noi. Beh, sto gioco è fantastico, ragazzi. Bellissimo. Vai, vai, a terra, a terra. Sì. Ah, ci sono più strade per giungere al reattore, però io uso sempre questa qua che è la più semplice. No, non cadere, non cadere. Ossigeno, no, dove stai andando? Dove stai andando? Vai su. No, 13 secondi! Mo scoppio con tutto il reattore. No, no, 9 secondi! Sto per scoppiare con tutto il reattore. Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, scappa, scappa, scappa! 3, 2, 1! No! Sono esploso con tutto il reattore. Però è fantastica sta cosa. Vabbè, comunque. Dovevate vederla sta cosa. Non l'ho fatta apposta a perdere, però cacchio. Era figo comunque. È stato figo farvelo vedere.
anche se ho sbagliato in una maniera clamorosa. Manca l'ultima stronavina, dai, dai. Dai, devi morire, oh. Sì, fatta fuori, ok. Seconda base. Mi suggerisce sempre dove andare. No! Mi suggerisce sempre dove andare per trovare il reattore, eh? Dai. C'ho... Ok, le ultime tre vite. Cioè, gli ultimi tre cloni di Major Havoc. No, no, ma perché? Ultimi due cloni. Dai, che ce la facciamo, su. Sto livello voglio superare, dai. Almeno questo. Allora, i nemici che mi hanno ucciso sono scomparsi, fateci caso. In modo che rende il gioco un po' meno ostico. Allora, io sotto non ci voglio andare, da qua. No, no, no! Cioè, no, ma chi è quel clone? Pare un fantasma, è un robottino che apre la testa e mi lancia la merda. Non va bene. Adesso aspetta, vediamo un po' se è sparito. Quello mi sa... No, non è sparito, quindi non ci vado là sotto. Devo stare tanto qui alla scintilla qua sotto. Salta, vai, vai. Come vedete, il salto si può. No! Ah, il salto si può calibrare in questo gioco, però sono andato male. Comunque, ragazzi, questo era Major Havoc dell'Atari anno 1983. Arcade bellissimo che da noi in Italia si è visto pochissimo. Perché i giochi vettoriali da noi. Da noi erano molto rari i giochi vettoriali. Comunque, gioco fantastico questo Major Havoc. Ve lo consiglio di giocarci. Di recente, come ho detto, è stato fatto anche l'FPGA che emula. Emula, in realtà i FPGA non emulano, ma ricreano il funzionamento dei giochi, in questo caso dei giochi vettoriali. È stato fatto un FPGA vettoriale che è fantastico per collegarlo agli arcade vettoriali che hanno dei monitor particolari che quindi gestiscono i vettori. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di One Crate Arcade. Ciao ragazzi, alla prossima!